Riteniamo che questa sia un'opportunità davvero importante perché abbiamo avviato una sperimentazione di analisi dei dati del traffico e della mobilità sul territorio di Carmagnola in particolare e il processo è stato partecipato con tutta la cittadinanza. Sono emersi davvero degli indicatori impressionanti. La città di Carmagnola, per esempio, è attraversata da circa 122.000 veicoli equivalenti al giorno, di cui il 40% soltanto di transito. Sulle, diciamo, quelle, le cosiddette tratte nere, le tratte che hanno maggiore incidentalità, si parla di circa 30.000 veicoli equivalenti al giorno. È necessario quindi lavorare, cogliamo con favore questa opportunità perché la mobilità sia un modo per potersi spostare in sicurezza, agganciando un miglioramento della qualità dell'aria. Tra le altre iniziative abbiamo il car sharing attraverso il progetto Pascal, abbiamo le colonnine elettriche perché sono dislocate ormai una decina di colonnine per ricarica di veicoli elettrici all'interno della città, abbiamo progettato ed è in fase di realizzazione una prima vera pista ciclabile di 3 o 4 km che dalla ferrovia arriva, dalla stazione ferroviaria arriva a uno dei borghi, quindi per sviluppare anche quel concetto di intermodalità.